Il consumatore oggi si sta spostando da un uso verticale, televisivo col telecomando, ai nuovi media. Quali sono le nuove sfide che la G-Com deve affrontare? Le sfide derivano dal fatto che la maggior parte dei media che sono sotto la nostra tutela tende a convergere in un unico segnale digitale. Convergendo in un unico segnale digitale, quello che cambia continuamente man mano che questa convergenza accelera è la definizione dei vari mercati. Quindi da un punto di vista puramente tecnico, i mercati che hanno confini sempre più labili fra di loro sono difficilmente definibili e come tali diventa difficile per l'AGCOM svolgere le proprie analisi. Intuitivamente noi seguiamo bene questi problemi, ripeto, la difficoltà è strettamente tecnica, mentre la nostra missione di continuare a proteggere il funzionamento dei mercati, perché i mercati diano il meglio di se stessi per i consumatori, quella continua ad esserci e passa molto tranquillamente attraverso i salti tecnologici. La missione è la stessa, il modo di applicarla diventa più complesso, ma per il momento fattibile. Dopo tanti anni finalmente l'Italia si sta spostando sulle reti in fibra, proprio nel momento in cui in realtà i consumatori si stanno spostando sempre di più sul mobile. Ma questo deriva molto probabilmente anche dal fatto che non ci sono le reti in fibra, e cioè la cosiddetta larga banda mobile diventa un'alternativa che i consumatori inseguono per una relativa assenza di rete in fibra. Perché dico relativa? Perché in realtà di reti, di pezzi di rete in fibra continuano ad esserci, in realtà sono abbastanza sviluppati, sicuramente non completi, ma veda, quello che purtroppo emerge dai lavori sull'argomento è che mentre l'infrastruttura è per carità non completa, ma ha un grado di sviluppo non lontanissimo da quello dei nostri partner europei, quello che ha un'enorme differenza è l'utilizzo di questa infrastruttura, e cioè gli utenti italiani sono ancora poco sofisticati. L'esempio banale, ma per carità è del tutto banale, tutti quanti hanno dei potentissimi smartphone che possono fare praticamente qualsiasi cosa, e la maggior parte della gente li usa esclusivamente per l'utilizzo voce, che è come stare seduti in parcheggio su una Ferrari che potrebbe fare 400 all'ora.